E veniamo al tema. Vuoi essere la sua priorità? Questo funziona sempre. Allora, se vuoi essere la sua priorità, cosa devi fare? Beh, intanto tenere presente un fatto fondamentale, che l'essere umano è governato da un certo punto di vista dalla psicologia inversa, cioè nel momento in cui tu dai priorità a un'altra persona, cioè lo spingi fondamentalmente, cerchi di attirarlo verso di te, perché noi come facciamo a quando siamo coinvolti con qualcuno? Diamo la priorità a questa persona, cerchiamo di tirarlo verso di noi. Ebbene, questa persona, proprio come quasi il principio della legge di conservazione dell'energia, ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Per cui tu cerchi di tirarla a te e subentra una reazione uguale e contraria che lo spinge lontano da te. E purtroppo questo è una legge, diciamo, fisica, se vogliamo, no? Il principio di conservazione dell'energia fondamentalmente dice questo: nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, però poi concretamente, da un punto di vista della forza, dice che ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Ecco quindi che nel momento in cui tu cerchi di attirare una persona mettendola al primo posto, dandogli fondamentalmente la tua priorità, cosa succederà? Succederà che questa persona ti metterà all'ultimo posto, ti metterà, diciamo, come dire, ti darà il posto di riserva, sarai fondamentalmente messa nel dimenticatoio, non ti verrà dato interesse, verrai considerata alla stregua o considerato, perché non è che vale solo per le donne verso gli uomini, vale anche per gli uomini verso le donne, verrai considerata una persona, diciamo, da un certo punto di vista inutile. E quindi invece è molto importante riuscire a ribaltare la clessidra, è molto importante riuscire a superare, diciamo, questi blocchi, questi vincoli che ostacolano, non fanno altro che ostacolare fondamentalmente la tua vita, non fanno altro che rovinare fondamentalmente la tua vita. Devi imparare ad agire, devi imparare a far sì che queste situazioni, che questi blocchi si trasformino, che diventino qualcosa di diverso. E allora devi, diciamo, metterlo o metterla all'ultimo posto delle tue priorità. Non è che devi dirglielo, però, guarda che da oggi sei all'ultimo posto delle mie priorità. Assolutamente, questo sarebbe il bacio della morte della seduzione, questo sarebbe il canto del cigno della seduzione. Le penalizzazioni, perché mettere all'ultimo posto delle tue priorità è una penalizzazione, funziona se è analogica, cioè se va oltre la logica, se non è un qualcosa di logico-razionale. Tu la puoi penalizzare se la penalizzi appunto senza dirgli niente, quindi non devi assolutamente dirgli niente, non devi assolutamente dire nulla, ma ad iniziare ad agire creando distacco, creando vuoto, iniziando ad agire mettendo proprio alla fine della lista delle tue priorità. Quindi devi proprio prendere un foglio di carta, perché questo ti dà forza, ti dà energia interiore. Quindi prendi praticamente un foglio di carta e in questo foglio di carta scrivi tutta la lista delle tue priorità. Come dire, metti i tuoi familiari per prime, se lui è il marito, mettilo all'ultimo posto, se è la persona, se invece, vabbè, comunque metti, che ne so, i tuoi figli, metti il tuo lavoro, metti, intanto al primissimo posto metti te stessa. Questo è fondamentale, non c'è figli, non c'è niente, al primo posto ci devi essere tu. Questo sempre e comunque, perché se noi non ci consideriamo la persona più importante del mondo, poi non possiamo neanche aiutare gli altri. Come fa un derelitto o una derelitta, una persona che non vale niente,
a essere la persona più importante del mondo, a poter aiutare anche gli altri. Non è proprio possibile. Quindi tu devi essere messa al primo posto. Una volta che ti sei posizionata, che ti sei messa al primo posto, solo allora poi verrai, che ne so, se hai figli, figli, lavoro, insomma, i familiari, gli amici, insomma, tutta una serie di cose, le tue passioni, eccetera, eccetera, il cane, il gatto, insomma, tutto quello che c'è, e alla fine metti questa persona, proprio all'ultimo, all'ultimo posto. Quindi poi tu devi agire in modo tale che segui la lista delle tue priorità. Quindi se hai un'amica che ti ha invitato a uscire e lui ti ha invitato a uscire, sceglierai l'amica. Se, che ne so, devi, che ne so, aiutare tuo figlio a fare i compiti, aiutare tuo figlio a fare i compiti. Se devi portare a pisciare il cane, porterai a pisciare il cane. Questo è. Se dovrai, che ne so, andare in palestra, andrai in palestra. Se avrai i cazzi tuoi da fare, farai i cazzi tuoi. Quindi devi praticamente relegarlo negli ultimi gironi infernali, diciamo così, quelli dove non c'è soluzione di continuità. Questo è quello che devi imparare a fare. Perché se tu non fai questo, se tu non metti in atto queste strategie, se tu non, diciamo, poni in essere questi metodi, beh, non riuscirai a ottenere, posso garantirti, nessun risultato. Purtroppo le cose funzionano in questi termini. Se tu vuoi raggiungere degli obiettivi, devi dare valore a te stessa. E poi, ovviamente, non deve essere da solo lui all'ultimo posto. Ci deve essere, come dire, anche dal punto di vista verticale lo metti all'ultimo posto, ma dal punto di vista orizzontale ci devi mettere altri uomini. E poi soltanto quelli che faranno veramente delle cose per te, importanti, prenderanno degli impegni, riusciranno a salire piano piano nel gradino della scala delle priorità, tenendo presente che non devono mai, mai, qualunque sia la situazione, superare te stessa. Tu devi essere sempre il primo posto, o te stesso. Ecco che vedrai che lui ti metterà, come dire, invece tu diventerai prioritario per lui, proprio per la legge del ribaltamento emotivo. Tu diventerai la priorità per questa persona. Sembra strano, ma posso garantirti che le cose funzionano in questo modo. Provare per credere. Comunque, la tua autostima è quella che ti salverà. Bene, per questo video è tutto. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok e